È stato siglato questa mattina il protocollo d'intesa tra l'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Lucca, la Procura della Repubblica e la Fondazione Banca del Monte di Lucca per lo svolgimento dell'attività di volontariato presso gli uffici di via Galitassi. A firmare il procuratore capo Aldo Cicala, il presidente della Fondazione Alberto Del Carlo ed il tenente Elvio Ducci, responsabile dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Lucca. Presente anche il colonnello Stefano Fedele, comandante della compagnia di cortile degli Svizzeri. Al centro del protocollo la disponibilità di volontari dell'Associazione Carabinieri di Lucca a prestare assistenza nell'ambito della sicurezza delle informazioni per aiutare e supportare il personale amministrativo della Procura che sta vivendo da anni un ridimensionamento dell'effettivo organico in servizio. Tale attività verrà svolta da 3 volontari individuati tra gli associati, i quali, indicando giorni e orari nei quali saranno disponibili, sotto il controllo del personale preposto alle segreterie o settori ai quali saranno assegnati dal dirigente amministrativo, si occuperanno di ordinare e controllare gli archivi. I volontari presteranno attività a titolo gratuito. Sarà compito invece della Fondazione Banca del Monte di Lucca versare un contributo alla Procura per assolvere alle spese di copertura assicurativa, infortunio sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi dei volontari e di prezziare rimborso spese per gli spostamenti,